benvenuti nella comunità parrocchiale delle Sante Bartolomeo Capitani e Vincenza Gerosa. E come pastore di questa comunità vi do il benvenuto a tutti e ringrazio il Centro Culturale Pier Giorgio Frassati che continua questo legame con la parrocchia delle Sante ormai da alcuni anni, un'occasione importante per la nostra comunità parrocchiale e per tutti gli amici del Centro Culturale. Quindi vi ringrazio per questa felice amicizia che ci lega e ci permette di confrontarci sulla fede, sulla cultura, sull'incontro. E la cultura dell'incontro è l'occasione grande che abbiamo attraverso i testimoni che già questa sera ci verranno presentati. Lascio la parola subito a Noemi che ci presenta il relatore di questa sera e diamo il benvenuto ancora una volta. Buonasera a tutti, benvenuti, ringrazio innanzitutto Padre Domenico, la parrocchia delle Due Sante che da anni ospita i nostri eventi. Quest'anno siamo alla 18ª edizione di questo nostro meeting del Libro Usato. Per chi fosse qui per la prima volta, ricordo che il meeting del Libro Usato nasce con una duplice finalità. Da una parte è servizio, cioè è costituito da una compravendita di libri scolastici al 50% del prezzo di copertina che viene indirizzato a tutto il nostro territorio. Quest'anno, per l'evidente situazione sanitaria, siamo stati impossibilitati a realizzarlo, ma l'anno prossimo assolutamente ci sarà, ma non abbiamo ceduto invece sulla questione culturale. Infatti, affiancato al servizio della compravendita, c'è da anni una rassegna culturale che ha come obiettivo quello di approfondire una tematica, una citazione, una frase che ci ha colpiti. In particolare quest'anno la frase che indagheremo è una citazione di Don Giussani ed è «Solo l'infinito può dare valore eterno all'istante». Cioè quello che intendiamo fare è individuare un po', approfondire la correlazione che c'è tra ciò che è infinito, divino, eterno e ciò che invece è la nostra natura umana, fragile, determinata dalle circostanze, se vogliamo. E una volta udito questa citazione, immediatamente mi è venuta alla mente un'altra frase che forse alcuni di voi conosceranno: siamo nati e non moriremo mai più, che è una frase di Chiara Corbella Petrillo, donna, moglie, madre, che ha dato un fulgente esempio di quella che è la vita cristiana, di una donna che ha vissuto pienamente la propria realtà, che è drammatica se vogliamo, ma l'ha fatto in un rapporto autentico e costante con il cielo. Ed è per questo che stasera abbiamo con noi il privilegio, lo considero proprio un privilegio, Padre Vito D'Amato, che è frate francescano, parroco a Terni e che ha seguito Chiara e la sua famiglia durante quello che è stato il suo cammino terreno. E stasera ci aiuterà a capire che cosa rendeva Chiara così innamorata della vita, della sua vita, e al tempo stesso la rendeva già una cittadina del cielo. E lascio quindi lo spazio all'intervento di Padre Vito, al termine del quale saranno ben gradite le vostre domande, osservazioni e chiaramente inerenti al tema. Ringrazio nuovamente Padre Vito e mi lascio la parola. Buonasera a tutti, allora iniziamo tutto, era scontato forse, ma no. Meglio che lo facciamo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ecco, io ho sempre difficoltà a darmi anche quello, non si sa mai. Adesso facciamo semplicemente, vi faccio vedere quello da cui ha avuto origine tutta la nostra testimonianza, quello che abbiamo visto, no? Che non si parte dalla fine, ma noi cristiani partiamo dalla fine, che è il funerale di Chiara, che è stato, non si sente, e lo sapete, così è bene. Allora partiamo proprio dal funerale di Chiara, e adesso vediamo un piccolo filmato dove vi
vi facciamo vedere quello che è successo, per cui poi sono nate queste testimonianze che noi stiamo facendo e che ci chiedete. Bene, allora vi volevo leggere, fate entrare la parte del prete, e io vi leggo un brano quando lui mi ha detto qual era il titolo di questi incontri, e mi è piaciuto tantissimo. Ed era veramente, l'ho sentito molto in sintonia con quello che questa frase di Don Giussani che ha citato Noemi, solo l'infinito può dare valore eterno all'istante, l'ho sentita molto vera, molto. E allora ho pensato a quale brano del Vangelo Cristo parlasse di questa cosa, no? E sempre parla di questa cosa. In particolare c'è un momento in cui fa anche un po' i nervosi dei discepoli, no? Perché parla, tutti dicono che Cristo si voleva far capire. Invece se uno legge il Vangelo, sempre dopo che succede esattamente il contrario. E allora c'è proprio un punto in cui quasi i discepoli si nervosiscono, è proprio quando parla di questo poco, di questo istante. E dice nel Vangelo di Giovanni, dice così, ancora un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro, che cos'è questo che dice ancora un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete? E questo perché vado al Padre. Dicevano perciò, che cos'è mai questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro, andate indagando tra voi perché ho detto ancora un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete. In verità vi dico, voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuta al mondo uomo. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. E nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. Allora io penso che questa gioia noi l'abbiamo vista compiuta. Ed è sempre bello dove ci invitano le testimonianze, dove è possibile, spesso non è possibile, però è sempre bello venirci quando è possibile, perché vedere l'affetto con il quale ci accogliete sempre è qualcosa di miracoloso e non ci conosciamo, eppure nasce questa sintonia, questo affetto, questo amore così, ed è per me e anche per gli altri. Mi saluta Enrico in particolare, che ho sentito poco fa, ma per tutti noi è sempre un miracolo, perché in fondo parliamoci chiaro, che vita è quella di te? Una vita da evitare il più possibile. Perché così affascinante? A voi vi augurate tutti, vi si sposa un figlio, un amico, vi augurate, vi auguriamo anche i figli che vivono in mezz'ora, e poi se ti nasce un figlio che ti può vivere un po' di più, ti auguriamo di avere un bel tumore alla lingua che ti porta via quando tuo figlio compie un anno. Vi augurereste mai una cosa simile? Augurereste a qualcuno qualcosa di simile? Eppure, voi conoscete tutti la storia di Chiara, più o meno, no? Chi non la conosce, chi non ha mai sentito? Ok, penso quindi quasi tutti. Chi non l'ha mai sentito, però gli hanno detto no, quella donna che è morta, più o meno. Eppure questa vita è una vita che veramente ha risonanze mondiali. Cos'è successo di particolare in questa vita? Che cos'è questo poco che dopo ci ha dato una gioia che nessuno ci potrà togliere?
questo poco è stato questa vita, questa morte che lei ha fatto, ed ci ha fatto proprio vedere quello che dicevo nell'omelia del suo funerale, quello che ha visto questo centurione romano, cioè ci ha fatto vedere quello che lo stava uccidendo Cristo, ha visto mentre moriva Cristo che questo era il figlio di Dio, cioè che trovava, lo ha convinto, gli ha fatto vedere qualcosa oltre la morte. Allora il poco di cui parla Cristo è proprio questa Pasqua. E noi abbiamo visto questa Pasqua nella vita di Chiara. Chiara non è stata, non è bella perché è una donna coerente con i principi cristiani, che ha portato avanti la sua fede cristiana in maniera coerente, in maniera eroica, in maniera anche strepitosa, strana. E Chiara non affascina per questo. Cioè, se dovessimo considerare questo aspetto di Chiara, diremmo sì, beh, cioè, è possibile, buon per lei, ma io non la farei, meno male che è capitato a lei, non a me. E quindi non è questo che colpisce di Chiara. Quello che colpisce di Chiara è questa vita che la abitava, che è andata oltre la morte. Ci ha fatto che questa vita terrena gli è servito per costruire una relazione eterna che vinceva la morte. Questo è il proposito. E quindi la vita di questa povera donna ci ha fatto vedere nella sua povertà qualcosa che la superava infinitamente. Attraverso le vicende drammatiche che lei ha vissuto, indubbiamente drammatiche, io credo che l'abbiano vissuto in pochi, questo tutti hanno vissuto più o meno il dramma di perdere un figlio, tutti possono vivere il dramma cioè, di una gravidanza problematica, tutti possono vivere il dramma di una malattia grave, di un tumore, tutti possono capitare, però messe così in fila è una roba esagerata, da non crederci. Noi quando le vivevamo man mano queste vicende, pensavamo ci fosse la mano di Dio, proprio perché era così assurdo, era così improbabile, che noi per forza dovevamo credere che dietro c'era qualcosa. Ed è quelle vicende così gravi, così problematiche, sono state quelle che in qualche maniera ci hanno svegliati e ci hanno fatto entrare dentro questa relazione eterna, dentro questa relazione con Dio. E ci hanno fatto scoprire il volto di questo Padre, ed è il bello di Chiara, credenti, non credenti, e cattolici, non cattolici, giovani, vecchi, quello che colpisce gli altri è proprio la fede, cioè questo suo rapporto con questo Padre. Tanto che deve voglia di avercelo anche a te. E dove questa fede non è altro che sentirsi al centro di un grande disegno. Adesso io vorrei, mi dispiace tantissimo per quelli che sono fuori,
perché noi sempre facciamo vedere questo video, perché un conto che te lo racconta il frate, è più o meno il frate che dice le cose che la Chiesa Cattolica ripete da 2000 anni. Un conto è che tu vedi Chiara. Grazie a Dio esistono i telefonini, io sono di quei frati che grazie ad essere nato ormai non è lontano 1972, di essere cresciuto in questa epoca tecnologica e di avere l'aria condizionata, non rimpiango di essere nato, di non essere nato nel Medioevo, sono contento che sia nato San Francesco, o per tutti, io sono contento nel 72. E questo ci ha permesso di registrare così, perché era un incontro tra amici, della testimonianza di Chiara 2 mesi prima che morisse. Allora è nato, allora mi riempio con una cosa, nasce Chiara, si sposa nel 2008, io li conosco ad Assisi, perché loro erano una coppia di fidanzati normali, cioè problematica, e non riuscivano ad andare d'accordo, non riuscivano ad arrivare comunque, non riuscivano, e con, nonostante loro facessero parte di 2 cammini di fede diversi, insomma, però comunque almeno dovevano funzionare, erano carini tutte e due da fede, tutte e due più o meno si intendevano, eppure non funzionavano. E quando sono tutti ad Assisi, così li ho incontrati, e grazie a Dio abbiamo fatto un cammino che poi nel 2008 li ha portati a sposarsi. E rimangono subito incinta. E, però la bimba dopo qualche mese la morfologica si rivela anencefalica e quindi non compatibile con la bimba, quindi potrebbe morire in pancia oppure potrebbe morire pochi minuti dopo la nascita, accadrà così. E vabbè, poi vi racconto questa storia dopo il video. E nasce una ragazza Letizia, vive mezz'ora, la battezziamo e lei vola in cielo. Poi Chiara, facciamo il suo funerale bellissimo, il funerale che abbiamo visto di Chiara, noi ci eravamo quasi abituati, per quella folla è stata una cosa straordinaria, per noi quella cosa l'avevamo già vista almeno altre 2 volte e non c'era quella folla, erano i funerali di una ragazza Letizia e di Davide Giovanni, che era il secondo, perché Chiara rimane di nuovo incinta, però questa volta sembra che il bambino abbia la testa, e però poi man mano si scopre che invece ha malformazioni viscerali e quindi anche lui compatibile con la vita. Davide Giovanni nasce il 24 giugno dell'anno successivo alla sorella, nel 2010, e muore dopo mezz'ora dopo aver ricevuto il battesimo. Poi Chiara rimane incinta, anche il funerale di Davide Giovanni è stato meraviglioso, è stata un'esperienza di grazia meravigliosa, e poi Chiara rimane di nuovo incinta a ottobre, il bambino sembra sia sano, continua a essere sano, Chiara ha un problema alla lingua, sembra un afta, invece poi si rivelerà essere un tumore maligno che viene di solito a uomini oltre 60 anni che hanno bevuto e fumato, esattamente la descrizione di Chiara, no? È evidente, no? E all'epoca aveva 26 anni, non aveva mai bevuto, mai fumato, era una donna, evidentemente. E quindi niente, Chiara morirà, un anno nasce Francesco, Chiara si sottoporrà a tutte le cure possibili e immaginabili. Dopo la nascita di Francesco, e già durante la gravidanza subirà un intervento abbastanza doloroso per lei, perché non facendo anestesia totale hanno fatto un intervento molto pesante con un'anestesia locale. E, però dopo, una volta nato Francesco, si sottoporrà a tutte le possibili terapie che la medicina conosce. Però, dopo un anno dalla nascita, più o meno, Chiara sarà dichiarata malata terminale. Adesso vi faccio vedere questo video dove
E esattamente qualche una settimana dopo, 2 settimane dopo, il momento in cui lei ha ricevuto questa diagnosi di terminalità, perché una volta ricevuto questa diagnosi, lei deve dirlo a casa, deve dirlo a noi, deve dirlo ai genitori, e ovviamente le nostre facce non erano proprio allegre, no? E allora lei ha fatto questa preghiera, ha detto al Signore: chiedi quello che ti pare, ma non me lo chiedere con queste facce così intorno. E allora si è preoccupata di farci capire qualcosa che lei aveva già intuito, e quindi si è tentata a sapere che era già meglio con gli adulti. Ovviamente eravamo 150 persone, si è organizzato un volo, all'inizio doveva essere solo in 7, perché chiaro, era grave la situazione, poteva avere una crisi respiratoria, poteva avere varie complicazioni subito, e invece siamo riusciti a organizzare questo volo, 150 persone, sentite molti bambini, dove chiaro e netto daranno la loro testimonianza. E qui facciamo una cosa strana: non vedrete la testimonianza di Chiara Enrico, vedrete la testimonianza di Chiara Enrico in parallelo. Infatti questo è strano, non vedete solo voi il video, noi non spero non finirà mai in rete questo video, perché è assurdo, perché noi mettiamo insieme questo video le immagini del loro matrimonio con le immagini della testimonianza di Chiara. Perché Chiara si vede che è morta la figlia di Dio, perché Chiara non è morta serena, Chiara non è morta rassegnata, Chiara non è morta e non lo so come lo potete immaginare la morte, però Chiara è morta felice, perché ha visto realizzate nella sua vita tutte le promesse che Dio gli aveva fatto. Per cui voi vedrete quello che Dio gli aveva proprio promesso il giorno del suo matrimonio, che è un po' una sintesi della nostra vita, quando ci troviamo lì davanti ai piedi di quell'altare, davanti, si fa un po' una sintesi di quello che è stato prima, e c'è la promessa di quello che verrà avanti, no? E quindi vedremo Chiara alla fine dove dice: è esattamente avvenuto quello che Dio mi ha promesso. Quindi adesso finalmente il padre si sta zitto e sentiremo di nuovo parlare chiaro. Chi è venuto già altri incontri si risentirà di nuovo questo video, però io penso, a me fa tanto bene, perché io l'ho rivisto centinaia di volte, tutte le volte ho fatto un incontro quasi. Però come le cose serie, eterne, profonde, più le senti e più si approfondiscono. Quindi chi lo sente per la prima volta, beato lui, insomma, perché sentirà cose straordinarie. Non riprendete nulla per piacere, non registrate nulla, perché è solo per voi e non ha senso veramente farlo conoscere in un contesto diverso da questi incontri che noi facciamo. Come immagine avete letto, no? È una settimana prima che Chiara morisse il 12 giugno. Invece questo pellegrinaggio è stato fatto 2 mesi prima della morte di Chiara. E quando siamo tornati da questo pellegrinaggio in Italia, Chiara si è trasferita questa casa in campagna vicino al mare del papà, e niente, abbiamo vissuto questi 2 mesi in maniera veramente, per grazia di Dio, straordinaria. Insomma, si sentivano e si vedevano cose che non si erano mai viste, insomma, per cui, come descrive Chiara, anche quella serenità, quella, ma veramente una gioia e il gusto di godersi ogni istante di ogni giorno. E la vita passava nella preghiera, nel lavoro, era molto faticoso,
stare dietro a Chiara, stare dietro al bimbo, insomma per Enrico, per cui questo posto qui in campagna era abbastanza comodo in qualche modo, no? C'era, loro vivevano in questo capanno, detto, però era una casa, una casetta vicino alla casa grande del papà di Chiara, e io facevo, insomma, ho passato delle settimane con loro alternandole alla mia vita in convento, che all'epoca vivevo all'epoca, vivevo a Cagliari, e niente, insomma, tutto, e appunto si sentivano cose straordinarie, cioè dico che molte delle frasi belle attribuite a Chiara in realtà sono di Enrico. Ed Enrico, mi ricordo ancora che giocava con suo figlio e gli diceva: nessuno mi toglierà la gioia che tu sei venuto a me. Oppure, proprio l'ultima notte, di Chiara e Enrico, stava su una sedia di fronte a lei, e diceva: guarda, bella così io non t'ho mai vista. Ed era per le ossa di Anna, c'era quella penna famosa sull'occhio ormai, ed era veramente bellissima. Io sono tornato e frasi come: se sta andando da chi l'ama più di me, perché devo essere triste? Ed era un clima surreale, io vedo anche dietro. Sono dovuto tornare a Cagliari e sono dovuto tornare di corsa. E poi in questo posto qui a Santa Severa, sulla costa romana, perché è arrivata l'ultima. E lì abbiamo celebrato, quando sono tornato, l'unica cosa con Chiara, ci siamo detti le ultime cose, e lì veramente l'ho vista felice. Quando ci siamo parlati l'ultima volta, insomma, perché doveva togliersi un dubbio, doveva, e quando ci siamo parlati lei ha capito, e si è sentita proprio al posto suo ed era felicissimo. Quindi dopo io non avevo, ero al mare veramente in Sardegna quando mi ha chiamato Enrico, quindi sono arrivato quasi in costume da Chiara. E non avevo con me l'Eucaristia, però avevo lì tutto l'occorrente, abbiamo celebrato la messa più o meno a mezzanotte di quel giorno, ed è stata una cosa bellissima, è durata molto poco perché le energie ormai erano poche, però mi ricordo che c'era il Vangelo che dice: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, no? E io celebravo avendo davanti il letto di Chiara sopra, Chiara che ascoltava attentamente la cosa, e quello mi chiede, l'abbiamo fatta insieme con Chiara, ho detto: Chiara, chi è la luce del mondo? Cristo, perché tu sei così luminosa, Chiara? Qual è il suo candelabro? Era la croce, no? E tu sei così luminosa perché sei con lui su questa croce. E lei, che di solito si schermiva davanti a queste frasi, quella notte invece ha annuito, ci ha fatto un sorriso bellissimo. E poi niente, finita la messa, che lei saltava sul letto, dalla gioia ci abbracciava, ci diceva: vi voglio bene, che bello, che grazia che ci ha fatto vivere il Signore. E poi la mattina dopo, vabbè, la gente anche lì ha pregato e si è fatta mettere a letto, abbiamo vissuto, poi Enrico gli ha fatto delle domande ancora, poi è entrata in agonia, abbiamo pregato fino a mezzogiorno con lei, poi è andata da un'altra parte definitivamente. E poi avete visto il funerale. E qual è il segreto del dialogo? Questo mistero di Chiara, no?
è il mistero del Dio, è questo poco che non vediamo, poco che non sappiamo quanto dura, è un poco la vita di questi nostri bambini, non c'è il tempo passato con questi nostri figli, non ci è sembrato poco, perché era pieno dell'amore che c'eravamo scambiati. Se Chiara è Chiara, se si vuole iniziare, si è iniziato il processo di beatificazione di Chiara, in realtà un processo di beatificazione prima di quello di Chiara, bisognerebbe iniziarlo per i suoi due figli. Perché sono stati questi, in qualche modo, che ci hanno fatto assaporare la vita eterna. Noi mai avremmo pensato di vivere quello che abbiamo pensato, quello che abbiamo vissuto al parto di Maria Grazia Letizia, di Davide Giovanni. Ed era straordinario vedere anche gli operatori sanitari, i medici, le ostetriche, la pediatra, davanti a questa roba, per certi aspetti terrorizzati, per altri meravigliati, stupiti. E era veramente bello vedere Enrico, che all'inizio erano così terrorizzati, quando è nata Maria Grazia Letizia, la primogenita, e a me mi avevano trattato da deficiente, ma è normale, con la faccia che ho, che è facile, poi se uno mi sente parlare. E c'è come un prete che avevano beccato lì, che passava, questi ultracattolici che avevano voluto a tutti i costi far nascere questa bambina, e quindi mandato lì, e quindi mi tenevano lì in un posto, padre non si preoccupi, poi la prepariamo noi, perché si aspettavano questo mostro. E invece quando è nata la ragazza Letizia, non era questo mostro, Chiara appunto come aveva raccontato la ginecologa di Chiara, è diventata una sua amica man mano che i fatti si svolgevano, e quindi poi non gliela volevano neanche far vedere, invece poi l'ha presa in braccio, e Enrico intanto stava per svenire, quindi l'hanno portato da un'altra parte perché non hanno fatto colazione, e quindi poi ci siamo ritrovati questa bambina nell'isola di Natale, e la pediatra che doveva all'inizio, sai, i bambini fanno tutte quelle manovre, già ci fanno tutti i test, no? Poi ci danno la valutazione, ci piegano, ci applicano tubi, vedono, no? E alla fine ci danno un voto. E invece, come ragazza Letizia, non hanno avuto neanche il coraggio di avvicinare il fonendoscopio, e la pediatra ha detto che era andata morta, quindi nei documenti probabilmente ci sarà scritto che è andata morta. Perché erano come terrorizzati da quello che stavano vedendo. Ed erano, perché non è che erano cosa brutta, era una roba misteriosa. Questo papà che poi prende questa bimba e dice: posso prendere in braccio mia figlia? La prende in braccio, Enrico, e si accorge che il cuoricino batteva ancora, e dice: viva! E allora lì, tirato fuori tutto l'armamentario, l'abbiamo battezzata. E poi Maria dolcemente andata via. Ed è stato, vedendo quello, vedendo che doveva essere, pensando che doveva essere il momento più drammatico, Chiara aveva terrore di decidere la data di nascita dei figli, che voleva dire anche decidere la data della morte dei figli. Quindi assolutamente non voleva. Poi miracolosamente le date veramente le ha fatte la provvidenza. E noi pensavamo tutti che sarebbe stato il momento più drammatico della loro vita, e invece quel momento è stato il momento più bello della loro vita, della nostra vita. Perché? Perché veramente quelle parole che dice Cristo, chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome, accoglie me. Ma non perché dobbiamo far nascere tutti i bambini, questo è sacrosanto, scontato, almeno per la nostra civiltà, però perché non è solo questo, perché accogliendo quei bambini così come erano, hanno accolto Dio per quello che era.
molto più bello di quello che noi pensavamo. Infatti per quello grazie a Maria e Davide, scriverà Chiara nel testamento a suo figlio, grazie a Maria e Davide noi ci siamo innamorati di più della vita eterna ed abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande ed aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. E dirà al figlio, vabbè, dice, per quel poco che ho capito in questi anni posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da morto d'amore, viviamo per amare e per essere amati e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Che per noi non era una roba astratta. Grazie a questi bambini la vita eterna non era una cosa chissà che cosa sarà, che suoneremo le arpe con un nastrino dorato sulla fronte, su una nuvoletta prendendo il caffè con San Pietro. Questa cosa fantasiosa, inesistente, inutile, non è la vita. La vita eterna è che conoscano te, o Padre, e colui che hai mandato, sentirsi proprio dentro quest'amore. Io penso, per farvi capire, devo usare il Vangelo, guarda un po'. E io penso, ma che cosa avranno visto i magi? Questi hanno camminato in tutta la non so dove, dalla Persia, dove gli pare loro. Seguendo sta stella, poi arrivano alla grotta di Betlemme. Finalmente, che cosa avranno visto questo? Come ce la immaginiamo? Com'è che avranno visto che quello era veramente il Messia? Che quello era veramente l'atteso dei loro cuori, del cuore di tutti gli uomini? Come avranno capito? Cioè, che cosa hanno visto questi cuori? Come ce la immaginiamo questa scena? Immaginiamo che la stella si sia trasformata in una scritta LED, tipo quello che sta fuori dai negozi dei filippini, no? Messia. Come ce la immaginiamo? Hanno visto una coppia di sposi con un bimbo. E cos'è che cambiava? Cos'è che gli ha fatto vedere che era qualcosa di diverso? Era come questi due sposi si relazionavano con questo bimbo. Quella donna sapeva che quel bimbo gli era stato annunciato da un angelo, che quel bimbo era qualcosa di speciale. Quell'uomo sapeva che quella donna non l'aveva messa incinta lui, ma un mistero l'aveva accolta e gli aveva annunciato che era qualcosa di nuovo. E come questi due si relazionavano con questo bambino, ha fatto vedere a queste immagini. Questo davvero per noi annuncia una nuova era, fratelli miei, meno male che ci sta il Covid, vero? Voi non lo direte mai. Però è come se segnato l'inizio di una nuova era, forse è l'inizio di questa devastazione dolorosissima che abbiamo vissuto. Forse ci sta facendo aprire gli occhi su quello che è la vita cristiana nostra. Che è una meraviglia. Qualunque cosa avrà senso solo se lo vedi in funzione della vita di noi. Non è che mettiamo al mondo i figli, siamo bravi perché mettiamo al mondo i figli, ma non basta questo mettere. Mettiamo al mondo dei figli che moriranno pure loro, e abbiamo la gente anche.
Tu dici, già tanto se abbiamo messo a morte i figli, quanti ne ammazzano prima? È vero, ma è una